stop ai programmi di Maria De Filippi. Ecco perché. Negli ultimi giorni, Maria De Filippi, La Fascino e Pietro Delle Piane sono finiti al centro di una bufera. Il compagno di Antonella Elia ha infatti sostenuto a live, non è la D'Urso, che a Temptation Island aveva recitato una parte, senza che ci sia stato un reale tradimento. Questo ha scatenato l'ira di Maria De Filippi e della Fascino, con delle conseguenze che potrebbero essere anche molto importanti. Ecco che cosa sta succedendo. A live, non è la D'Urso, Pietro Delle Piane, ha raccontato che i suoi atteggiamenti a Temptation Island non erano spontanei, ma legati al fatto che dovesse recitare. Probabilmente, un tradimento avrebbe dato più spettacolo e raccolto un maggior numero di telespettatori davanti allo schermo. E dunque Delle Piane avrebbe interpretato soltanto una parte. Si è trattata quindi di un'accusa molto grave nei confronti della Fascino, che appartiene a Maria De Filippi e che produce Temptation Island. Dall'azienda è subito arrivata una querela, in cui però non si è nascosta una certa insofferenza, anche nei confronti di Barbara D'Urso. Nel comunicato della Fascino, infatti, si rimprovera a live, non è la D'Urso di non aver preso le distanze, da quanto affermato da Pietro Delle Piane, se non in netto ritardo. Secondo le ultime indiscrezioni, a seguito di questi avvenimenti, la De Filippi proverebbe molto malcontento per quello è accaduto e probabilmente anche per l'assenza di provvedimenti presi da Mediaset. La conduttrice starebbe valutando quindi di abbandonare la rete per trasferirsi, forse, sulla Rai. La decisione potrebbe avvenire in poco tempo, anche perché, secondo le indiscrezioni, la furia di Maria De Filippi sarebbe davvero importante. E c'è stata in queste ore anche un'altra coincidenza, che lascia pensare che le cose, tra Mediaset e la conduttrice, non vadano affatto bene. Infatti, nelle ultime ore, è arrivata una notizia davvero sorprendente. Giovedì 18 marzo, tutti i programmi di Maria De Filippi, ossia Uomini e Donne ed Amici, saranno sospesi e non andranno in onda. In diversi anni, questo non si era mai verificato, salvo per eventi eccezionali, oppure per le consuete festività. Naturalmente, sull'argomento sono molte le voci che circolano, ed in molti sostengono che questo sia un primo passo della De Filippi per abbandonare Mediaset. Al momento, in realtà, la giustificazione ufficiale della rete sarebbe un'altra. Il 18 marzo è stata scelta come giornata della memoria per le vittime del Covid e di conseguenza si è deciso di non trasmettere tutti i programmi già registrati, in cui non è possibile inserire un ricordo. In rispetto delle persone che hanno perso la vita durante la pandemia, dunque, andranno in onda soltanto i programmi in cui è possibile aggiungere un pensiero per la commemorazione. A quanto pare, per quanto riguarda Uomini e Donne ed Amici, non è stata data la disponibilità per registrare qualche minuto in cui ricordare la giornata. Questa spiegazione però sembra essere molto insolita, perché se così fosse, non andrebbero in onda neppure gli altri programmi registrati, come per esempio Avanti un altro. Sembra che invece, per tali trasmissioni, non ci sia alcuno stop. La questione è quindi molto probabilmente collegata alla vicenda Fascino, che subirà degli sviluppi, fino ad arrivare, forse, all'addio definitivo di Maria De Filippi. Secondo voi, perché i programmi di Maria sono stati sospesi? Credete che abbandonerà davvero Mediaset? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.